Dade Roxton. Beh, lui è quello che ottiene tutto. Ah, io non le avrei dato. Se fosse stato il Mark Franzo, il John Franzo, il Kimberly. Ma come fai a dare un match a questo bastardo? Dai, ha attaccato anche vigliaccamente. Secondo me anche lui sta più oltre che Six. La dirigenza non ci sta capendo più nulla. Forse era meglio quando si stava peggio con Triple H. Davvero, sto tornando a questa idea. Almeno qui la WLF le cose stanno andando veramente male. Boy Orton non riesce più a gestire la situazione. E questo è un primo passo, quello di Erno, campione da Starcade, dal precio di Starcade, quando ha battuto Mr. P, Mr. P che non è, alla fine settimana scorsa, riuscito ad ottenere il suo rematch, la sua clausola di rematch, perché insomma se avete visto quello che è occorso, ma oggi insomma dovrà impegnarsi al massimo, perché questo Roxton sembra davvero poter sconfiggere chiunque. L'arbitro Charles Robinson mostra il titolo di campione WLF a tutti i fan e anche ai due contendenti, al campione Six e allo sfidante Roxton. Roxton che neanche si toglie la giacca, come a dire tu sei soltanto un pivello, guardate. Ma no, già questa delusione, mamma mia, lo sta deridendo, davvero senza lavoro. Roxton immediatamente, c'è dato un pugno subito, Texas Pile Driver, no! L'ho chiuso ragazzi, l'ho chiuso. Qui va a vuoto, ma non va a vuoto, lo spinning kick del guerriero dell'estremo, Six. Eh sì, fai subito, tenta una mossa di sottomissione, ma Roxton non è lì a curare le biciclette. Quanto è forte Roxton, davvero devastante. Attenzione! Già vuole chiudere il match, no! Neckbreaker allucinante, poi una serie di pugni chiusi, l'arbitro qui dovrebbe aiutarlo. Niente da fare, Roxton si sta divertendo. Reciproca qui, vediamo chi la vince. Vince Six. Sì. Butta giù. Ma attenzione, Six è lentissimo. Niente da fare, due iniziano a lottare fuori. Attenzione, che succede? Roxton va vuoto qua. La Six ancora la meglio stavolta, no! Roxton contro il Grandeoni, no! Scusate, contro le barricate, non riesce. Allora Roxton, diritti! Attenzione! Siamo a 5, Roxton rientra nel ring, mentre il campione resta lì. Dito medio da parte di Roxton. Non ci credo, ma non ci credo. Vertical suplex, lo sta aspettando al barco, è chiaro ragazzi, è chiarissimo, lo vuole aspettare al barco per la stunner. Però qui Six si ribella, attenzione Six, vediamo se va a segno, corkscrew neckbreaker, grandiosa manovra di Six, del campione WLF. Qui però alla meglio Roxton lo va a colpire, ma attenzione, sbaglia tutto! Ora Carrana! E allora Roxton dice no! E no caro mio! No caro mio! Ci andiamo piano oggi! Attenzione! Si è equiparata! Roxton! Va vuoto! Dragon Whip! Colpo di coda del drago da parte di Six! Che non sta lottando affatto male! Assolutamente no! Attenzione! Contro i gradoni! Six vuole essere spiedato così come lui è Roxton, però attenzione! Forse non ha fatto i conti, attenzione, roba clutch! Ma siamo fuori dal ring! Siamo a 7, attenzione!
Rastan se la gioca, Rappa ha detto non è il suo forte, ma se la gioca, first drop, non ci credo, Tarlin fa chiudere, abbiamo un nuovo campione, 1-2, no, incredibile, incredibile. Roxa non ci crede, non ci crede, lo fa correre, attenzione, lo fa correre, no, che legnata, l'ha presa a volo e con una mano l'ha tirato giù, 1-2, ancora, Six che forza, ha una durabilità questo ragazzo, tremenda, tremenda ancora. Però non ci sta, non ci sta! Allora Frankensteiner, non ci credo! Su Roxon che neanche si è tolta la giacca! Ancora! Front spin kick! Roxon che deve stare attento! Deve stare molto attento, eh! Allora running face slam, ragazzi! Aia! Attenzione! Il bandito medio! Aspetta il barco! Attenzione! Però Six è molto bravo! È furbo Six! Sì, però così fa a innalzare i fan, attenzione, attenzione, back by drop, attenzione, siamo tutto pronto, no, è tutto pronto per la stunner, stunner, no, Six, che si inventa, vola, vola anche lui, attenzione, attenzione, no, neckbreaker, e attenzione, la distanza è quella giusta per il punt kick, punt kick, punt kick, punt kick, lo prende, sì, incredibile, attenzione, che succede, no, non ci credo, è Adam Song, è Mr. P qui, Mr. P qui, clamoroso, clamoroso, Mr. P qui, Mr. P qui, e si arresta sullo stage, incredibile, e attenzione, ma che succede, Six, stai a fare, incredibile, può andare a chiudere, può andare a chiudere, 1, 2, 3, no, non ci credo, Six resta campione WF, ma Mr. P gli ha fatto un regalo, Mr. P gli ha fatto un regalo, incredibile, e pensare che quello Mr. P era l'ex campione WF. D'altronde vuole avere lui un match titolato, ma sta di fatto che fino alle Super Series nessuno otterrà più niente, perché Six quindi andrà contro Venda al prescindere dalle Super Series, stavolta è sicuro. E con queste immagini è tutto amici, alla prossima, ciao!